asportato un tumore alla mammella con conseguente mastectomia radicale ad una donna di 82 anni, sveglia e cosciente. È l'innovativo intervento eseguito all'ospedale policlinico Federico II di Napoli dalla Breast Unit guidata dal dirigente medico Tommaso Pellegrino, che insieme alla sua equipe ha eseguito il delicato intervento. Pellegrino, affermato chirurgo-oncologo, oltre che consigliere regionale, commenta a caldo l'esito dell'intervento. Abbiamo appena terminato un importante intervento nella Breast Unit dell'Università Federico II di Napoli in una signora di 82 anni con un tumore avanzato della mammella. Abbiamo fatto una mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare di primo, secondo e terzo livello. Ma la cosa più importante è che tutto questo l'abbiamo fatta con l'anestesia troncolare. La signora praticamente è stata sveglia, non è stata intubata, grazie ai nostri ottimi anestesisti del gruppo del professore Servillo con il dottore Cipolletta, che hanno fatto un'anestesia mirata, quindi bloccando i nervi che afferiscono alla mammella, e in questo caso abbiamo potuto eseguire quindi un intervento durato 40 minuti di mastectomia radicale. Abbiamo evitato una signora di 82 anni, tra l'altro affetta anche da un linfoma, abbiamo evitato di sottoporla ad un'intubazione e ad un'anestesia generale. Inoltre adesso la paziente sarà seguita dal nostro gruppo degli oncologi e degli ematologi, a dimostrazione del fatto che stiamo facendo un grosso, importante e significativo lavoro di squadra con la nostra Breast Unit, in modo tale da poter seguire i pazienti a 360 gradi.